da pochi giorni interrogato nuovamente il presidente della regione Campania per quanto riguarda la città di Agropoli e il Covid Hospital, riguardo insomma un po' la chiarezza di quello che sta accadendo, visto certo. che ci sono state diversi decessi. Hai avuto già risposta dal presidente? Oppure... No, ancora non ho avuto la risposta, ancora è fresca, ma io non ho chiesto niente di particolare. Ho chiesto più o meno precisamente, volevo sapere quanti ricoveri ci sono stati in circa un mese e quanti decessi, perché non si sa. L'altro giorno ho ascoltato l'intervista del sindaco di Agropoli che diceva che la percentuale è bassa rispetto agli altri presidi ospedalieri, però non si sa quante persone sono state ricoverate nel centro Covid, nei 7 posti di terapia intensiva, in subintensiva, e non si sa definitivamente, diciamo, quanti decessi ci sono stati. Allora, pure per un po' di chiarezza, per fare luce, per spiegare un po' alla gente come sono andate le cose e come sono, io ho interrogato il presidente, diciamo, della Regione Campania, anche su sollecitazione del consigliere comunale Gisella Botticchio. Adesso aspettiamo, diciamo, la risposta del presidente per vedere come stanno le cose. Lei, onorevole, ha avuto modo di sentirsi con l'assessore con delega alla sanità del comune di Agropoli, la dottoressa Rosa Lampasona, che è anche tra l'altro la responsabile del reparto Covid di Agropoli, insomma, per eventualmente fornirle dei dati effettivi su quello che è, insomma, il lavoro effettuato da quando ha aperto il Covid Hospital fino ad oggi? Vi dico la sincera verità, no, non ci ho parlato con l'assessore del comune di Agropoli, perché poi c'è il consigliere di Agropoli che mi diceva che lei ha fatto più richieste, ma non aveva avuto nessuna risposta. Siccome mi ha indirizzato anche una nota al sottoscritto, io, come faccio di solito, come faccio con tutti gli amministratori della provincia di Salerno, mi sono subito attivato e ho proposto questa interrogazione al presidente De Luca per sapere un po' le cose come stanno. Se vuole, noi possiamo fare da tramite, eventualmente possiamo realizzare un focus con lei e eventualmente l'assessore con delega alla sanità, la dottoressa Rosa Lampasona, sempre se lei è disponibile e ne Ma io possiamo non ho discutere, problemi, se vuole. io dialogo con tutti, perché io l'ho dimostrato anche quando ho fatto l'assessore provinciale. Io sono stato a disposizione anche dei partiti opposti al mio schieramento politico, pertanto io sono per il territorio. Se si trovano le soluzioni per il territorio, io sono contento, sono la persona più contenta e più felice del mondo. Questa, diciamo, è la mia linea. Diciamo, non faccio barricate contro gli avversari politici, anzi, l'abbiamo anche dimostrato in questa occasione con gli altri consiglieri per la questione del Golfo di Policastro, ed è stato un bel risultato, perché avere il voto unanime di tutto il Consiglio regionale per una problematica del Cilento è stata una bella cosa. Ti dicevo, io non avevo il numero della Lampasone, ma non conosco. Fine avevo provato a chiamare il direttore amministrativo, che conosco bene, ha fatto l'assessore con me in provincia, il dottor Flavio Meola, ma non mi ha risposto. Se riuscivo a reperire dati, evitavo anche di fare l'interrogazione, però siccome sono stato anche chiamato in causa da un consigliere comunale, come faccio sempre, io poi vado avanti e cerco di capire. Quando meno riusciamo di capire, di informare la gente e tranquillizzarla pure, perché avere delle notizie che non sono veritiere, probabilmente. Allora, quantomeno, se riusciamo ad apprendere notizie, io da parte del presidente, da parte dei dirigenti, alla fine tranquillizziamo anche la gente, perché delle volte probabilmente si può fare anche allarmismo senza sapere bene comunque i dati. Allora, una volta che sappiamo i dati, possiamo poi affrontare la problematica e capire qual è veramente la motivazione e quali sono i vari problemi. Ecco, lei che idea si è fatto però di questo ospedale, di questo reparto importante? L'ospedale di Agropoli penso che in questi 6-7 anni è stato inaugurato 10 volte, probabilmente l'andiamo a inaugurare un'altra undicesima volta. Quando ci sono i servizi è sempre una cosa positiva per tutto il territorio. Aspettiamo un attimo la risposta dell'interrogazione e capiamo veramente quanti decessi ci sono stati e quanti ricoveri ci sono stati. Facciamo anche, diciamo, una differenza in percentuale rispetto agli altri ospedali. Cerchiamo di capire almeno, così Infatti, quello che... probabilmente può essere anche un allarmismo che
Infatti, onorevole, quello che io maggiori. chiedevo nella mia intervista al sindaco della città di Agropoli era proprio di reperire i dati degli ospedali del comprensorio, proprio per andare a fare una percentuale e per capire se effettivamente quello che si chiede, quello che insomma si sta verificando in quest'ultimo periodo è realmente vero o meno. Quindi magari si può avere anche un dato statistico. Quindi magari chiedo anche a lei se è possibile effettivamente attivarsi per reperire un po' i dati negli ospedali del comprensorio, proprio per fare la differenza anche con Vabbè, la possiamo vedere. situazione Sì, però attuale nel Covid. pure per questo mi sono spinto a chiedere al presidente De Luca per capire un po' i dati, quali sono reali, i dati reali, perché se ognuno parla e dice la sua, ma poi alla fine i dati non vengono fuori, allora come riusciamo a fare un confronto? Perché se i dati venivano fuori, uno faceva un confronto con le altre strutture sanitarie, cercava di tranquillizzare anche il territorio, anche la gente. Questo non è stato fatto perché il sindaco in quell'intervista ha parlato, però alla fine i dati non li ha detti, perché io A penso che noi la. ha fornito un dato provinciale di 190 decessi, però qui si parla dall'inizio della pandemia, non dalla seconda ondata, tra virgolette. Però ha fornito anche dei dati in più rispetto, insomma, ai 190 provinciali. Quindi, insomma, qualcosa in più ce l'ha data, ma comunque non nello specifico. Ecco perché chiedevo poi allo stesso sindaco di reperire un po' i dati di tutto il comprensorio, degli ospedali del comprensorio, proprio per fare ecco, l'analisi completa e poter tracciare un grafico specifico. Eh certo, quantomeno uno fa un'analisi e cerca di calmare anche la gente, anche le persone del territorio, perché ognuno ha preoccupazioni. Dici, come mai tanti decessi? Probabilmente ci sono stati 200-300 ricoveri, e allora in questi decessi sicuramente siamo al di sotto delle soglie. Però se poi i ricoveri sono di meno, quantomeno uno fa una differenza e spiega alla gente le motivazioni, in base pure, devi capire pure le varie patologie che avevano, diciamo, queste persone. Allora non si può capire la cosa, si deve diciamo, ragionare sui dati veri e sulle situazioni reali. Non possiamo parlare a chiacchiere perché facciamo solo allarmismo e noi questo non lo dobbiamo fare. Ci aggiorniamo, magari così vediamo di capire un pochino più nel dettaglio, grazie alla sua interrogazione, quello che è il lavoro svolto dall'inizio dell'attivazione del Covid Hospital sino ad oggi, magari con la risposta del Presidente della Regione Ah. Campania, Vincenzo De Luca. Appena mi arriverà, io sicuramente vi chiamerò e vi porterò a conoscenza della risposta, perché poi il compito del consigliere regionale, questo deve essere, deve stare a disposizione del territorio e deve informare il territorio. Io questo Assolutamente sono sì. E abituato a farlo e mi piace anche farlo. noi la Grazie comunque. ringraziamo, ringraziamo il consigliere della Lega, Attilio Pierro, per aver accettato il nostro invito e per aver parlato comunque di tante iniziative da lui intraprese e poi anche dell'attenzione che ha verso il nostro territorio, quindi la città di Agropoli, per quanto riguarda l'ospedale civile, nel dettaglio il reparto Covid Hospital. Grazie Noi poi ci ancora.